Io e Angelo ci siamo conosciuti al telefono su una chat e in un periodo in cui non me lo aspettavo assolutamente che potessi di nuovo innamorarmi. Ma noi ci siamo conosciuti per pura casualità. E praticamente durante quelli che sono le nuove tecnologie chat che uno utilizza per puro spirito ludico, ci siamo incontrati e ci siamo innamorati subito. Infatti io ho fatto un corteggiamento di una settimana dove ogni giorno per 7 giorni gli ho mandato dei fiori e praticamente al 7° giorno lei è caduta. L'ho conosciuta ed è stato poi tutto magico, già al primo appuntamento, già contiamo che è il nostro anniversario perché ci siamo subito innamorati. Diciamo che questa è stata la nostra storia, nata da internet, da una chat. Siamo si frequentati per un po' al telefono e poi ci siamo visti ed è stato subito amore. Dopo il primo mese già volevamo sposarci e da lì ormai sono 4 anni che condividiamo tutto. Ho fatto un percorso particolare perché Anna 5 anni fa ha avuto un gravissimo lutto, è venuto a mancare suo padre, quindi il perno principale della sua famiglia, e quindi ho vissuto tutto il post di quello che è stato questa mancanza. E ho provato a colmarlo ma è impossibile, però insieme abbiamo fatto un percorso e dopo 4 anni siamo qua. Angelo mi dà l'anima, mi ha sempre dato dal primo giorno l'anima e il cuore. È dolce, è simpatico, ridiamo tanto, parliamo tanto. A volte io dico quello corroico. È sorridente, Anna è combattiva. Anna è naturale, lei è una persona vera, di quelle che si incontrano poche nella vita. Però abbiamo 2 caratteri forti e forse per questo ci scontriamo a volte, perché né io né lui vogliamo dar ragione all'altro. Io soprattutto non gli do mai ragione, manco per essere il mondo. Non lo dico perché sarà mia moglie fra poco, ma perché è così. E questo praticamente ha fatto sì che io potessi diventare una persona diversa in questi 4 anni, perché io non lo ero più. Ti amo, amore mio. Ti amo, amore!